Allora, come al solito noi ispiriamo anche quest'anno un'iniziativa che riguarda il giorno del 25 novembre in cui si ricorda la violenza sulle donne. Ovviamente come scuola siamo impegnati su tutti i fronti formativi, in particolare su quello della violenza nei confronti di chi che sia, in particolare delle donne. E questo rientra in un progetto più ampio di accoglienza. Noi vogliamo essere una scuola che insegna l'accoglienza, che forma alla non discriminazione di qualsiasi differenza, ed è per questo che abbiamo ospitato questa bella mostra con tante fotografie, alcune delle quali fanno veramente riflettere. Grazie. Siamo nell'istituto di istruzione secondaria Enrico Medi a Galatone, che ospiterà per una settimana la nostra mostra fotografica contro la violenza sulle donne. Per l'associazione Open Your Mind questo è un tema molto importante in cui crediamo particolarmente e speriamo di sensibilizzare soprattutto i giovani, soprattutto i giovani ragazzi, per cercare di ridurre il più possibile la violenza appunto sulle donne. Io ovviamente ringrazio qui i ragazzi accanto a me, alcuni di loro hanno partecipato proprio attivamente alla nostra mostra, appunto facendosi proprio fotografare, e questo per noi è stato importantissimo perché abbiamo visto l'interesse soprattutto di questi ragazzi. E poi ringraziamo il dirigente della scuola e anche le professoresse Caterina Aprile e Milly Spadaro per averci sostenuti fortemente e per averci voluti qui a scuola. Brevemente passo la parola a Benedetta, in quanto rappresentante d'istituto insieme a Diletta, ma anche socia della nostra associazione. Niente, noi siamo onorati di avere questa mostra nella nostra scuola, siamo due delle quattro rappresentanti d'istituto e niente, noi siamo molto attivi sulle problematiche che abbiamo sul territorio e niente, noi speriamo di avere sempre più mostre, sempre più occasioni, insomma, per farci valere. L'obiettivo appunto quello che è nostro e quello che volevamo fare era appunto quello di sensibilizzare chiunque e soprattutto, se non tutti, ma almeno la maggior parte, tutti gli studenti. Ci piacerebbe sensibilizzare in lungo e largo tutti, anche perché ieri e l'altro ieri che c'è stato il ricevimento dei genitori con grande affluenza, molti di questi genitori appunto si sono chiesti come mai, perché abbiamo deciso di fare questa cosa che è stata bellissima, anzi ci dicevano che forse sarebbe il caso di farne di più, perché proprio vedendo quello che succede forse potremmo raggiungere un obiettivo. Noi a scuola ci crediamo e tutto quello che ci aiuta a fare crescere i nostri alunni lo facciamo tranquillamente.
della mostra era proprio quello, coinvolgere volti di donne normali come noi, anche giovani. Vuol dire che spesso la violenza su una donna è anche la donna che noi abbiamo accanto, è anche quella donna che abbiamo accanto e magari non ha la forza, non ha il coraggio, non ha la spinta per confidare ciò che vive. Quindi sta a noi riuscire magari a capire quello che questa donna sta vivendo. Speriamo di poter portare questa mostra anche presso altre scuole, presso altri istituti, quindi per dar modo di girare il più possibile.